Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Chat Cupcake. Allora, per domani, che in realtà per voi è questo istante, è oggi, avevo programmato e in realtà già girato tutt'altro video, tant'è che anche su Instagram, per chi mi segue lo sa già, per se non mi seguite molto molto male, vi lascio qui appunto il tag per cercarmi. Mi sono già persa. Ah, avevo spoilerato un pochettino che l'altro giorno avevo già girato un video, sempre inerente in realtà al mondo shopping, al mondo outfit e cose del genere, ma molto molto diverso. Quindi ho cambiato quel video, lo vedrete domenica prossima, ma oggi sono andata a fare un po' di shopping visto che oggi è primo giorno di saldi per voi ormai, visto che lo vedrete, oggi è sabato per me, lo pubblicherò domani, quindi sarà secondo giorno di saldi e lo volevo pubblicare subito e non aspettare settimana prossima per girarlo, lo potevo girare con calma e tutto quanto, perché se appunto lo sappiamo, si vuole approfittare delle migliori occasioni, il primissimo giorno è il giorno cruciale. È il giorno dove si trovano non le grandi offerte, perché le grandi offerte forse che trovi veramente una maglietta a 2 euro, le trovi verso la fine dei saldi, ma il primissimo giorno è il giorno in cui fai l'affarone, dove quel blazer, quel cappotto, quel pantalone che tanto volevi e che costicchiava lo trovi veramente a metà del prezzo e può esserci la vaga speranza di trovare la tua taglia. Già il primo giorno, già queste sono le circostanze. Quindi volevo subito appunto pubblicarlo per dare la possibilità, se vedete appunto qualcosina delle cose che ho comprato io, di poter andare in negozio e fare shopping. Quindi enjoy! Allora, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, anzi, no, prima una cosa, fatemi sapere nei commenti se voi in questi saldi approfitterete di qualcosa, di una borsa, di un accessorio, di un vestito. Io in realtà, prima di entrare in questo negozio che non vi so spoilerare, ma Roberta, tanto c'è già scritto nel titolo, quindi non è nessuno spoiler, ero decisa, ho detto adesso vado da Michael Kors e mi compro un bel portafoglio. Sono entrata da Zara, ho fatto danni, ho detto ok, va bene, dai, come primo giorno, accontentati, non c'entrare neanche da Michael Kors. In realtà volevo entrare da Michael Kors e da Victoria's Secret. Ha fatto evita. Non entrare, entraci casomai più avanti, ma almeno il primo giorno evita. Comunque, qui ho due bustine di Zara e iniziamo subito con le cose da farvi vedere. Questa più grande contiene proprio il discorso che ho fatto prima, vi ricordate? Andate il primo giorno che c'è la possibilità che qualcosa che avete intravisto durante l'anno lo trovate? Per fortuna che sono andata, il mio sogno c'è qua dentro. Comunque, allora iniziamo invece con questa bustina che comunque regala gioie. Per prima cosa, perché la vedo subito, quindi la vado a pescare, è forse la cosa più semplice, che semplice tanto forse non è, di questo outfit, ed è questo gilet. Adesso ve lo faccio vedere, nero, sembrerebbe molto molto semplice. Io amo i gilet, voi dovete sapere, negli uomini, nelle donne, ma dove sta la, per me, farvelo vedere dritto. Io amo il gilet, penso che impreziosisce sia gli outfit più semplici che quelli invece più eleganti. E questo farà proprio questo lavoro perché, guardate, vediamo se riesco a farvelo vedere. Guardate i bottoni, non sono dei classici bottoni neri, ma sono abbastanza, no, elaborati, chiamiamoli così. Molto molto bello, molto elegante, l'ho visto da lontano. In realtà non l'avevo mai visto precedentemente, diciamo, in questi mesi, ed erano rimaste taglie, ragazzi, il primo giorno già rimaste taglie improponibili. Da 45 euro l'ho pagato 29, quindi vi dirò anche i prezzi proprio per rendervi conto che bisogna approfittarne subito per queste offerte. Guardate qui come è bello smanicato e appunto i bottoni mi hanno assolutamente conquistata. C'erano appunto diversi colorazioni e diversi modelli di gilet, anche con i bottoni proprio semplici, il bottone nero classico, ma questo qui ho detto tu vieni a casa con me perché sei troppo troppo particolare. Poi, vabbè. In realtà ho approfittato anche del reparto bimbi e ho comprato per la collaborazione con Pinus, che io poi sto portando da piccola, non l'ho mai, cioè lo conoscevo naturalmente, ma non l'ho mai visto perché non mi è piaciuto. Ho comprato per il mio nipotino un costumino per il mare, l'ho visto lontano. Troppo cute, le cose dei bambini sono spettacolari, quindi ho preso anche una cosa, diciamo, al di fuori di me.
E invece adesso arriva una cosa molto me, molto Roberta che si veste con cose molto particolari, che poi vabbè non è che chissà che è, però ho visto, allora io nel video che ho fatto, che doveva uscire al posto di questo, vi dico appunto che una delle mie ossessioni, ne ho due nel campo della moda, uno è proprio il soggetto di quel video, l'altra sono le scarpe, ma questo durante il lockdown, perché prima io avevo due scarpe in croce da ginnastica che mi portavo dietro da secoli, con il lockdown, passione scarpe con il tacco, e ho trovato queste belle scarpe a punta di questo serpentato, come si dice, la trama, però con queste tonalità di blu e nero, il tacco bello a spillo. Vuoi sapere che però io oltre 9, 11 inizio a soffrire tanto, quindi oltre il 9, 9 è il massimo che posso concedere, e ci cammino anche tanto. Mi piace tantissimo che adesso Zara impreziosisce il tutto anche con questo loghetto sulla... ma che è? Mi sono sentita tipo coso di volante, vabbè. Comunque, speriamo che non è una zanzara, adesso altrimenti mi trovo una bella bolla, mi piace. Niente, vabbè, backstage del video. Mi piace tantissimo che va a impreziosire appunto le scarpe con il loghetto appunto in argento con su scritto Zara. Ho preso il 39 e in questo caso costavano 45 euro, le ho pagate 25, cioè, non ditemi voi se non era una forone. Questi le avevo già puntate, ne ho puntate diversi di modelli di Zara, però io ne ho tantissime di scarpe col tacco, quindi diciamo che cerco di mantenermi ad uno. Anzi, ho visto anche, quello mi sono un po' pentita di non averli preso, i stivaloni, quelli un po' pesanti, un po' cararmato, color panna a 25 euro. Se vi piace il modello, correte a comprarle. Queste le trovo bellissime, perché poi le scarpe col tacco o le uso la sera con un outfit un po' più ricercato, elegantino, o il giorno sotto i jeans. Secondo me la scarpa col tacco lo rende molto molto più bello. Poi arriva la busta del peccato. Calcolato, io ero entrata alla Zara, proprio ho detto chiudi gli occhi, proprio mettilo così, non guardare, non guardare, invece poi ho fatto i danni. Allora, questo vestito io l'avevo già visto da mesi su Instagram, l'avevo salvato nella cartellina, è bellissimo secondo me la sera, tipo in spiaggia, festa, qualcosa del genere, è troppo troppo elegante, ha questa scollatura importante, importante. Infatti cavolo, dovevo andare da The Zenith, perché qui ci vogliono... ci vuole qualcosa di adatto per appunto mettere. È un tubino tutto un po' arricciato sui fianchi e sul di dietro, quindi ti fa quella forma del sederino più carina, più provocante. È totalmente scollato, perché comunque la parte del dietro, in poche parole, no, non c'è nulla se non il laccio che ti cade sulle spalle, e poi questo che ti inizia a metà schiena, se non anche un po' più giù, con questa, dicevo, scollatura importante. Però comunque la stoffa già è bella doppia di suo, e poi ci vuole appunto il barbatrucco per non far vedere nulla, e ripeto, me ne sono innamorata perché è bellissimo con tutte queste arricciature. Secondo me segna il fisico nel punto giusto. Poi, non vi ho detto quanto ho risparmiato. Mi ricordo che ho speso 25 euro, quello sì, perché ho avuto tutte queste, tutto tipo quasi 25, ho detto no, da Zara 25 euro io non le ho mai spese le cose. E costava 39. Cioè, Zara, posso complimentarmi con te? Per una volta hai fatto dei saldi che mi stanno emozionando, perché, cioè... è tutte collezioni, praticamente il reparto solitamente la nuova collezione è tutto il negozio e c'è un angolino di saldi, invece stavolta era tutto in saldo, la nuova collezione era pochissimo, ma cioè nel senso, perché proprio anche le cose della nuova collezione stavano in saldo. Poi, tant'è che il pezzo forte ve lo lascio alla fine, ho trovato in chi mi segue su Instagram, appunto lo sa perché l'ho messo per ben due volte questo corsetto che lo volevo assolutamente, e vi lasciavo il sondaggio sempre, lo compro, lo compro, lo compro, e ogni volta però vinceva il sì. Devo essere sincera, non l'avevo mai visto dal vivo. Io ho trovato lui,
Chi mi segue su Instagram l'avrà visto perché sicuro appunto è molto riconoscibile, molto molto riconoscibile. Spero che mi vada, cioè lo vado a far stringere, non mi interessa niente perché io solitamente porto una S, non c'era, ho trovato una M, quindi dovrebbe essere fattibile. Cioè, al posto di metterlo ci metto la carta igienica, ve lo dico. E da 25 euro l'ho pagato 15. Raga, veramente, cioè super 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 saldi, quindi super approvato, questo con un pantalone a vita alta. Una gonna bianca a vita alta. Lunedì ho un compleanno. Questo potrebbe essere l'outfit giusto. Mi ha fatto impazzire. L'ho visto e ho detto: tu devi venire a casa con me. È da mesi che ti stavo cercando e finalmente l'ho trovato appunto sotto ai saldi. Non vi dico però il caos. Io ho povere commesse veramente. Cioè, ho fatto dei video. Non so se l'avrò già pubblicato. Quando uscirà questo video, l'ho già pubblicato su TikTok. Tutto sotto sopra, cioè la gente le lancia le cose a terra, le scarpe pure. Bisogna infatti stare molto attenti durante i saldi, secondo me, controllare bene tutti gli articoli. Questi qua, questi top, non sapete quanti ne ho dovuti scartare perché appunto avevano tirato tutte le pietre, cioè una mezza vergogna durante i saldi, tanto la gente impazzisce. Però sarei impazzita anch'io, stile il film I Love Shopping, quando la protagonista, per chi l'ha visto si ricorderà sicuramente la scena, si litiga un paio di stivali di Gucci, se non sbaglio, con un'altra ragazza. Avrei fatto la stessa cosa anch'io se mi avessero tolto di mano all'ultimo secondo l'ultimo pezzo di quello che vi sto facendo vedere. Questo avete già intravisto il colore, l'avevo visto mesi fa. Costava 69 euro e facevo: no, non è possibile, Roberta, risparmia, ce n'hai tantissimi di questi modelli. È vero, il colore no, il colore no, il colore no. Oggi l'ho visto da lontano, pregavo dentro di me, fa che non sto nella nuova collezione, fa che non sto nella nuova collezione, e ne sto nella nuova collezione, ma erano rimaste o XL o XS. Per fortuna io porto o S o XS a seconda dei modelli, e tipo ho iniziato a ballare la Macarena, la gente mi avrà guardato malissimo. Parlo di questo blazer però top crop, quindi vedete molto molto corto, avvitato. In realtà c'era anche il completo, diciamo la gonna, però a me non piaceva, diciamo, con la gonna, ma lo volevo spezzare o con una gonna bianca o con un jeans o con e domani lo dico, un pantalone di pelle nero. L'ho trovato bellissimo, l'ho pagato. Allora, qua non c'è il cartellino, diciamo, evidentemente me l'hanno strappato, però giuro, giuro in giurello che stava in saldo a 29 euro. Da 69 a 29. Io non so cosa gli ha fatto di male questa giacchetta Zara, ma ripeto, erano rimasti solo XL e XS, tant'è che la dovevo regalare a mia madre, che anche lei l'aveva vista qualche mese fa, e purtroppo non gliel'ho potuto prendere. E quindi bellissimo, ve la faccio vedere ancora, perché anche perché le cosine di Zara sono finite. Ho trovato poche cose, ero andata anche per cercare qualche accessorio. D'estate mi piace di più osare, giocare, no, in realtà con gli accessori sempre, però no, d'estate quelli belli dorati, particolari, tutto quanto. Ne ho trovati veramente veramente, anzi praticamente direi quasi zero da Zara. E niente, per oggi il mio shopping da Zara finisce qui. Spero che vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia utile. Appena ho finito lo shopping, ho detto: no, devo tornare a casa, devo girare subito il video che deve uscire domani. Perché spero che se alcune di queste cose vi sono piaciute, potete correre in negozio e trovarle ancora. Perché praticamente a Roma avevano già fatto l'assalto a tantissime cose. E come vi ho fatto vedere e come vi ho detto, molti prodotti già erano andati sold out. Quindi, ma anche sul sito, perché appunto questa giacca, ad esempio, ho detto: vabbè, vado a vedere, corro, visto che so che sta in offerta in saldo, vado a vedere sul sito se ci sta. Niente, era rimasta solo quelle due taglie anche sul sito. Spero appunto che vi sia utile. Fatemi sapere, come dicevo prima, nei commenti cosa comprerete voi sotto i saldi, se c'è quell'articolo, quel prodotto che stavate aspettando da tanto. Io vorrei vedere se sotto saldo ci va i pattini, in realtà a rotelle, perché mi è presa questa fissazione che voglio pattinare con dei pattini però un po' particolari, color pastello. E aspetterò per il portafoglio di Michael Kors. E niente, spero, come dicevo, che il video vi sia piaciuto. Nel caso, mettete un pollice in su, non so più parlare. Iscrivetevi al canale. Io vi mando un forte, no, un grande bacio, un forte abbraccio, e ci vediamo al prossimo video, che in realtà ho già girato, però vedrete settimana prossima. Ciao!